Una rassegna con un unico comune denominatore, la musica. Suoni e sinfonie per una speciale edizione di BPC Incontra in collaborazione con il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Da novembre a febbraio una serie di 12 concerti, tutti ad ingresso libero, 7 dei quali si svolgeranno in banca nelle filiali di Frosinone, Sora, Cassino e Ceprano e 5 in conservatorio. Un itinerario musicale capace di attraversare epoche e stili diversi, toccando il repertorio di compositori e musicisti come Gershwin, Stravinsky, Bach, Mozart, Debussy, solo per citarne alcuni. A noi Frosinone dà tanta soddisfazione sotto l'aspetto proprio culturale, e lei sa benissimo che noi a livello culturale, noi la nostra banca è molto attenta al suo territorio, ma specialmente alla cultura, allo sport, al sociale, perché riteniamo, così come abbiamo sempre riferito, che la crescita culturale e sociale sarà anche una crescita della nostra provincia. Questa doppia formula, in banca ed in conservatorio, è un modo per evidenziare la partnership fra BPC ed una delle più importanti istituzioni di cultura e formazione del territorio. Siamo molto lieti di avviare questa iniziativa di 12 concerti che vedono la collaborazione del Conservatorio con la Banca Popolare del Cassinate, in un'azione molto importante di grande testimonianza culturale nel territorio del Conservatorio attraverso la Banca Popolare del Cassinate. Vi invitiamo a guardare il programma anche venendo qui nelle sedi della banca e anche sul Conservatorio, sul sito, perché ci sono una serie di incontri veramente molto belli, molto interessanti, che daranno il via a una serie di iniziative sempre più importanti del territorio del nostro Conservatorio. Dopo il primo appuntamento in conservatorio, con una speciale serata dedicata a Gershwin, ad aprire il ciclo degli eventi nella filiale di Frosinone è stato invece l'ensemble di chitarre del Conservatorio Licinio Refice, diretto dal maestro Eugenio Begherucci. Il repertorio è formato, come ho già accennato, da brani contemporanei. Gli autori sono Leo Brauer, che è un compositore cubano, poi ci sono dei brani miei, Giovanni Sollima, che è un famoso violoncellista italiano, ha scritto anche dei brani, e poi c'è un compositore italiano che si chiama Franco Cavallone. Siamo molto contenti di poter partecipare a questa rassegna, e ospiti di questa bellissima sede.